Air France, dove andrà l'Italia? Ma intanto aspettiamo la sottoscrizione, la scadenza della data di sottoscrizione dell'aumento di capitale. Se Air France deciderà di non sottoscrivere l'aumento di capitale, vuol dire che si diluirà e quindi darà la possibilità ad Alitalia, e anche con il supporto del governo italiano, perché ovviamente questo rientra in uno dei compiti del governo italiano, le alleanze internazionali strategiche sul trasporto nazionale e internazionale, di individuare altri partner. Io mi auguro fino alla fine che Air France, che è stato partner industriale in questi 5 anni, continui a credere ovviamente in Alitalia, altrimenti il mercato è molto aperto. Potrebbe essere messa in discussione la partecipazione di Poste? No, il progetto industriale che c'era stato presentato era un progetto molto chiaro, sottoscrizione da parte dei privati di un aumento di capitale di 300 milioni di euro e l'eventuale inoptato poi per un massimo di 75 milioni da parte di Poste e di altri nuovi soci che dovrebbero entrare. Quello che non può essere messo in discussione è, almeno da parte del governo ovviamente, che è indispensabile un partner internazionale, tanto più lo scenario del mercato in cui noi siamo di fronte. Per noi all'Italia è un asset strategico, il piano industriale, l'occupazione, lo sviluppo diventano fondamentali. Air France ha la possibilità di dimostrare che ritiene il nostro mercato e l'Alitalia un mercato fondamentale. Lo può fare sottoscrivendo l'aumento di capitale, altrimenti rinuncerà alla sua opzione e ai suoi veti di individuare altri partner. Ma si parla di 4.000 esuberi. Ho ribadito prima che l'interesse del governo è molto semplice: piano industriale, continuità aziendale, investimento da parte dei privati, no ad aiuto industriale, e difesa dell'occupazione. Quindi mi sembra che questi, se lo sapete voi, non lo so, io non mi è stato presentato il piano industriale, e quindi quando sarà presentato il piano industriale ovviamente anche il governo dirà la propria, ma mi sembra che i criteri dati dal governo siano quelli che ho appena ribadito. Oggi alle 2 vedremo, anche avremo un incontro anche con i sindacati, credo che la responsabilità debba essere da parte di tutti, ma io sono molto fiducioso.